servizi, cavi di alimentazione, quadri di controllo, interruttori. Che lavoro vi viene in mente? Esatto, l'elettricista, che accende quotidianamente le nostre vite. Davide Rogora, 50 anni, forse per lui non smetterebbe mai di parlare, ma forse di lavorare sì, per darsi alle immersioni subacquee a tempo pieno. Davide, raccontami come sei diventato un elettricista. Assolutamente per caso. A 20 anni, quando ho finito il militare, il primo lavoro che mi hanno offerto è stato l'elettricista, mi è piaciuto, sono diventato artigiano e ho continuato. Davide, secondo te oggi, se un giovane volesse fare il tuo mestiere, c'è spazio? Il mercato offre opportunità? Il mondo è basato sull'energia elettrica, tutto funziona ad elettricità, per cui con tutte le varie specializzazioni che ci possono essere, la possibilità di affermarsi è quasi sicura. Investimento iniziale, quanti soldi ci vogliono per cominciare? Per cominciare, secondo me, ci vogliono circa 40.000 euro, perché bisogna acquistare un furgone, bisogna acquistare l'attrezzatura necessaria relativa alla tipologia di impianti che si vogliono realizzare, fotovoltaico, civile, industriale, antifurti, e poi bisogna garantirsi un 6 mesi di sopravvivenza prima di poter fare i primi incassi. Davide, adesso invece che cosa mi mostri? Ti mostro come si infilano i fili in una tubazione vuota. La cosa necessaria è una sonda. Che infili all'interno del tubo. Infiliamo all'interno del tubo. Dai, fammi provare. Prego. Allora, così. Ma è rigidissima, ecco. Davide. Ecco, sei già arrivata. Ah, sono già arrivata. Vediamo i fili. Come nella cruna di un ago si infilano. Ok. Si attorcigliano. Sì. Vado, tiro da questa parte? Si tira la molla. Allora tiro, Davide. Tira la molla. Vado, Tira, ecco. Fino a che non escono di qua. Fino a che non escono. Ce li ho. Abbiamo infilato una linea per accendere la specchiera del bagno. Oh, meno male. Quali sono le 3 regole d'oro per diventare un elettricista? La prima regola d'oro per essere un buon elettricista è di collegare il cervello prima di collegare qualunque tipo di impianto. La seconda regola d'oro per essere un buon elettricista è di accertarsi sempre che il circuito su cui si va ad intervenire sia senza tensione, ovvero che gli interruttori siano aperti. La terza regola è conoscere a fondo le norme degli impianti che si andranno a realizzare. Diventare elettricisti nel 2011. Sembrerebbe cosa semplice, ma non è così, perché si tratta di un'attività che esiste da moltissimo tempo, ma che nel tempo si è trasformata. Si tratta di un'attività tipicamente artigianale, ma il settore è molto dinamico. Pensi solo che nei primi 3 mesi del 2011 in Italia si sono aperte oltre 1.500 aziende del settore. Oggi in Italia le imprese attive nell'installazione di impianti elettrici sono 92.000, per una crescita pari all'1,3% considerando il biennio 2009-2010. E in questo biennio le imprese si sono sviluppate soprattutto in Puglia, Sicilia e Abruzzo. La formazione quindi è assolutamente necessaria, soprattutto in riferimento alle diverse specializzazioni cui l'elettricista può andare incontro. C'è una legge particolare, è una legge che richiede dei requisiti per poter aprire l'attività. Beh, avere una laurea in materia tecnica sicuramente, allora uno la può aprire, oppure avere un diploma tecnico, ma deve esibire anche 2 anni e dimostrare 2 anni di esperienza lavorativa, oppure un attestato professionale e allora 4 anni di esperienza dimostrata. Allora Davide, ho deciso, l'elettricista è il supereroe della casa, l'accendiamo questa definizione? L'accendiamo!